Allora, segretario, intanto un attacco grave alla CGIL e viene dagli ambienti di Forza Nuova, da ambienti fascisti. Cosa è accaduto? Ma è accaduto che noi, come sempre, abbiamo documentato una manifestazione antifascista che si è svolta sabato pomeriggio a Milano e lo abbiamo fatto sui nostri social, sulle nostre pagine di Facebook, oltre che sul sito istituzionale, pubblicando un video con le dichiarazioni a caldo di due studenti di un liceo milanese. Abbiamo postato ovviamente sulla nostra pagina e nella giornata di ieri siamo stati bersagliati da pesanti attacchi da parte dei militanti di Forza Nuova, non solo milanese e anche di Casa Pound, degli attacchi a cui abbiamo cercato di rispondere ovviamente stando sulle questioni di merito, senza insulti e senza inveire contro nessuno, e invece si è molto intensificata questa campagna proprio di disturbo da parte di questi militanti, per cui nella serata di ieri ci siamo visti costretti ad oscurare quelli che sono ovviamente in odore di apologia di reato, avendolo comunicato prima di farlo anche sulle nostre pagine Facebook, e poi alla fine ci siamo visti costretti ad oscurare momentaneamente quel video, soprattutto perché abbiamo scoperto che Forza Nuova di Milano ha manipolato quel video, lo ha pubblicato sulle proprie pagine, aggiungendo loghi fascisti e anche caricando di improperi e quant'altro, e così in questi minuti stiamo uscendo con una dichiarazione stampa mia come segretario generale della Funzione Pubblica Lombardia, congiuntamente alla firma di Serena Sorrentino, segretaria generale nazionale della Funzione Pubblica CGIL, e stiamo procedendo anche con la Digos, con la Polizia Postale, per vedere cosa è opportuno fare, innanzitutto per tutelare i due ragazzi ovviamente, ma anche per tutelare le strutture della CGIL, sia quelle diciamo così virtuali e sia quelle fisiche, perché non sarebbe la prima volta che si trasformano in attacchi anche con atti di vandalismo. Ricordo per esempio in Lombardia abbiamo già visto fatti di questo tipo attraverso appunto atti di vandalismo alle nostre sedi, alle sedi della CGIL. L'ultimo mi pare fosse a Como. A Como, precisamente a Como, quindi non è nuovo diciamo così questo movimento neofascista ad attaccare la CGIL, le sue strutture, le sue attività, e quindi in queste ore stiamo valutando anche con le forze dell'ordine che tipo di azione cautelativa, fermo restando che noi continueremo a reagire ovviamente nel rispetto della legalità e soprattutto nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali.